Bentornati sul canale del Nambo, continuiamo con Suikoden 2, ci siamo, stiamo entrando dentro Reno Hill, l'ultimo dungeon del gioco, e appena entrati ci ritroviamo subito davanti Lucia. Ryo, abbiamo perso l'esercito, ma non lo spirito. Non passerete di qui. Per tutti i guerrieri morti, per i Karaya, per il re. E subito con un boss. Allora, massacratela con tutto quello che avete, perché tanto una volta finito questo combattimento potete semplicemente uscire da qui, tornare nel vostro quartier generale, curarvi, ritornare qui e cominciare ad esplorare questo dungeon labirintico, perché c'è da dire che Reno Hill è forse il dungeon che io odio di più all'interno di Suikoden 2, perché è veramente labirintico, è veramente facile perdersi, soprattutto se state cercando di prendere tutti quanti gli scrigni come faremo noi ora. È molto facile non trovarli tutti, ecco, mettiamola così. C'è da dire comunque che per quanto sia il dungeon che odio di più all'interno del gioco, è un dungeon finale immensamente superiore a quello di Suikoden 1. In pratica è quasi l'opposto. Allora, in Suikoden 1 il dungeon finale è un corridoio dritto in cui i soldati ci vengono addosso a ondate. Suikoden 2 invece è un fottuto labirinto con un sacco di stanze e un sacco di stanze, un sacco di corridoi, insomma un sacco di direzioni diverse che è possibile prendere, sempre con i soldati che ci vengono addosso a malanghe. Quindi, per quanto navigare attraverso il Reno Hill sia molto più tedioso, che parolone che ho tirato fuori, tedioso di navigare l'ultimo dungeon di Suikoden 1, è sicuramente un dungeon finale molto più senza molto più immensamente migliore di quello di Suikoden 1. Immensamente, cioè dà l'impressione di essere un fottuto dungeon finale. Dunque, Lucia, dovresti essere morta? Puoi morire, per favore? Cioè, dire che comunque avere Tyr in gruppo fa un bel po' di differenza da un punto di vista di danno che possiamo fare ai nostri nemici. Lucia è giù. Ah, oltretutto, mi sa che qui al Reno Hill Tyr dice la sua ultima. Vabbè, poi ne parleremo. Perché? Perché non possiamo vincere? Perché non possiamo avere giustizia? Quanto tempo è passato, Lucia? Tu, la principessina di Greenhill, che fai qui? Sei venuta a ridere di me? Non ho dimenticato la mia promessa. Hai detto che mio padre fece uccidere il tuo. Farò investigare la cosa. E tu? Vuoi morire nonostante questa mia promessa? Che promessa? Te l'ha appena vabbè. Come sindaco provvisorio di Greenhill è mio dovere cercare la verità e la giustizia, anche a costo del nome di mio padre. Ed in fondo non cerchi la verità anche tu? Va bene, Shin. Perché non provi a fuggire? Perché ti conosco. Non faresti male ad un uomo indifeso. Teresa, ti fidi davvero così tanto del prossimo? Mi fido di te, è diverso. Puoi andare, Ryo. Questa è la tua battaglia. Io guardo come va a finire. E fatto questo, noi torniamo al nostro quartier generale, ci curiamo e poi torniamo qua.
E stavolta possiamo proseguire. Adesso non mi metterò a dire tutte andate a destra, andate su voi, guardate quello che faccio, il percorso che prendo, e prenderete tutti quanti gli screen che ci sono qui al Rhino Hill nel minor tempo possibile. Allora, cos'è che stavo dicendo prima? Ok, sì, stavo dicendo che dentro il Rhino Hill Tyr McDowell ha la sua prima ed unica, penso sinceramente, frase di tutta quanta la serie di Suicoden. Perché, allora, in Suicoden 1, allora, senza in Suicoden 1, come sappiamo bene, gli eroi di Suicoden sono eroi zitti, insomma, che non parlano, silenziosi. Quindi, a parte le scelte che noi gli facciamo fare, noi giocatori, gli facciamo fare ogni tanto, quando ne abbiamo la possibilità, sono sempre zitti. Quindi non c'è mai, in realtà, una scena all'interno di un gioco di Suicoden all'interno della quale il personaggio principale parla di sua spontanea volontà, con tanto di ritratto, eccetera. Non c'è mai. A parte in Suicoden 2... A parte Tyr, che è proprio verso la fine del gioco, mi pare che sia proprio dopo il boss finale, quindi lo vedremo nella prossima puntata, dice una frase di tre parole di sua spontanea volontà, il che è una grandissima cosa, perché penso che sia sinceramente l'unica volta che succede all'interno di tutta la serie di Suicoden, se non mi sbaglio. Sì, se non mi sbaglio dovrebbe essere l'unica volta che succede in tutta la serie di Suicoden, che è una cosa interessante, molto molto interessante per me. C'era qualcos'altro che volevo dire? Ok, sì. Allora, parliamo un pochettino di Lucia, il capo dei Caraia. Avremo a che fare con Lucia in Suicoden 3, come ho già detto più volte. Sarà un personaggio giocabile in Suicoden 3. Sarà un personaggio importante anche da un punto di vista di storia, sempre in Suicoden 3. Sarà legata a un altro, a uno dei personaggi principali di Suicoden 3, e soprattutto Suicoden 3 mi permetterà di esporre, diciamo, le mie riflessioni su una cosa che vorrei, di cui vorrei tanto parlare in questo momento, ma non voglio, ma mi sto forzando a non fare, per non fare spoiler. Comunque, arrivati qui, dovrebbe esserci Han Cunningham e il nostro prossimo duello. Allora, sei arrivato sin qui. La runa scudo lucente e la runa spada nera non sono bastate a fermarti, io e Genkaku. Tutto quel che abbiamo ottenuto è un po' più di tempo. Puntini. Ti aspetti, figlio di Genkaku? Se sei pronto, vieni. Il duello con Genkaku. Continua qui. Cazzo, ce l'ho fatta, a pronunciare quella cazzo di parola. Cazzo di no. Comunque, questo è... A seconda delle scelte che farete più avanti, potrebbe essere l'ultimo duello del gioco. E l'ho cominciato malissimo. La cosa brutta dei duelli è che hanno una delle soundtrack, uno dei brani più belli della soundtrack di Suicoden 2. Ma il duello non dura mai abbastanza a lungo per sentirla. E questo è il problema, perché l'inizio sembra un po' così così, ma arriva un punto in cui poi prosegue e diventa molto molto carina. Forse riusciamo a sentire un pezzetto della parte bella, molto più ritmica, se vogliamo, entro la fine di questo duello qui. Dovrebbe cominciare adesso. Infatti, riusciamo a sentire 2 secondi. Ed è già finito. Vabbè. Tristezza. Hai, figlio di Genkaku, come ti chiami? Ryo. Ryo, mi devo scusare con tutti voi. 25 anni fa io e Genkaku abbiamo sigillato le nostre rune. La runa scudo lucente e la runa spada nera erano una volta una sola. Nella sua vera forma, come runa dell'inizio, hai il potere di far cessare le guerre. Ma per aver quel potere, devi prima... Ryo, sei un uomo forte.
Biancacqua ed io eravamo deboli. Perdonaci per questo. Ora vai. Minkaku, ora posso riposare. Ok, qui possiamo continuare la nostra discussione su Lucia. Allora, sto dicendo, c'è una mia speculazione, diciamo, su Lucia, di cui vorrei tanto parlare adesso, però ho paura che la gente che non vuole spoiler, visto soprattutto che parleremo di Suikoden 3, poi potrebbe rivoltarmisi contro e sbranarmi nei commenti, quindi... voi non sapete quanto sia difficile per me trattenermi su questo argomento, perché in realtà è una speculazione che sì, riguarda Suikoden 3, però... quasi riguarda di più Suikoden 2, o meglio, due personaggi di Suikoden 2, Lucia compresa, quindi... mi devo mordere la lingua, mi devo veramente mordere la lingua. Comunque, sarà probabilmente... Allora, diciamo che nella prossima puntata, mi pare, non sono sicuro se in questa o nella prossima, ci sarà un'altra scena che va ad avvalorare questa mia speculazione, almeno... potrebbe avvalorarla così come potrebbe distruggerla a seconda dei punti di vista. Per come la interpreto io quella scena, va ad avvalorarla. Comunque, penso che ne parlerò nella primissima puntata. Allora, farò così, non me lo dirò adesso, tanto il gioco qui è quasi finito, quindi subito dopo Suikoden 2 registrerò Suikoden 3. Adesso mi prenderò un piccolo spazietto all'inizio di Suikoden 3, proprio prima di cominciare il gioco, per parlare di questa cosa qui, perché me la devo togliere dal gozzo, ma la devo assolutamente tirare fuori dal gozzo, perché sta diventando doloroso non dirlo. Che cos'altro volevo dire? C'era qualcos'altro di cui volevo parlare che non mi sta più venendo in mente. Ah, ecco, sì. Allora, una cosa che ho sempre amato di questo dungeon finale di Suikoden 2 è il modo in cui, diciamo, che tutti quanti gli scontri che sono rimasti irrisolti per tutto il gioco vengono tutti fatti fuori uno dopo l'altro. Per esempio Lucia, e c'è Lucia assolutamente all'inizio, poi Han Cunningham, uno scontro irrisolto per quanto riguarda la storia di Genkaku, e viene risolto all'interno di questo dungeon. Ci saranno poi Seed e Kulgan, che sono probabilmente due dei personaggi che avrebbero dovuto probabilmente avere più tempo in mostra, diciamo, all'interno di questo gioco. Invece sono sempre stati visti soltanto all'interno delle battaglie strategiche e in pochissime altre scene del gioco, ma e ci saranno anche loro da affrontare. Quello che sinceramente mi scoccia, e non poco, è il fatto che non c'è una risoluzione per quanto riguarda il personaggio di Leon Silverburg. Quello che succederà lo vedremo nel prossimo video, che Leon Silverburg comparirà, farà una delle più grandi stronzate della storia dei giochi di Suikoden, e poi scomparirà nel nulla e non si saprà che fine ha fatto. Ecco, mi interesserebbe sapere se c'è qualcuno esperto che magari lo sa dai giochi di Suikoden, che cosa cazzo succede a Leon Silverburg dopo gli eventi di Suikoden 2, perché non ne sentiremo mai più parlare all'interno della serie, mai più. Io sinceramente spero che sia morto in totale solitudine, e magari con gente che gli tirava pietre addosso, perché Leon Silverburg è fondamentalmente una grandissima testa di minchia. Qui intanto c'è un punto di salvataggio inutile, se proprio devo dire la verità, perché ci sarà un punto di salvataggio vicino, una volta che avremo attraversato il dungeon, subito prima dei due boss. Quindi c'è sta un boss e poi il boss finale. Subito prima di quei due combattimenti ci sarà un punto di salvataggio molto più utile, per il semplice fatto che è l'unico punto di salvataggio all'interno del gioco che non solo salva, ma cura completamente i personaggi. Quindi potete capire da voi quanto alta sia la sua utilità, soprattutto subito prima del boss finale. Quindi, sì,
Ok, se qualcuno mi vuole scrivere nei commenti che cazzo di fine fa Leon Silverburg, io sarò veramente molto molto felice e molto molto grato a chiunque lo abbia fatto. E continuerò a sperare fino a quel momento, fino a quando lo saprò che questo dovrebbe essere l'ultimo scrigno del Dan, comunque, che sia morto in maniera patetica. Lo odio, era uno dei personaggi che odiavo di più in Suikoden 1 e mi sta ancora più sul cazzo in Suikoden 2. Quindi dovremmo esserci comunque, dovremmo essere alla fine del dungeon. Vediamo un po'. Sì, ci siamo. Scale. Punto di salvataggio che cura. Quindi qui vediamo innanzitutto di equipaggiare. No, equipaggiare, usiamo la pietra di forza, la pietra di difesa, poi abbiamo un po' di caschi di fuoco che abbiamo trovato, la veste della nebbia pure che abbiamo trovato, vediamo se si possono equipaggiare su qualcuno i caschi di fuoco, no. No. La veste di nebbia però sono sicuro che possiamo mettere, ecco infatti, su Luke la possiamo mettere. Ok. Fatto questo, noi vediamo di salvare dopo che si è esserci curati. Nel prossimo video i due combattimenti finali del gioco. Quindi per stavolta ci salutiamo qui e appuntamento alla prossima volta.